Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. Giuliana Borsi. Colori dell'anima, acrilico su tela, 50x40 cm. Intensa è la ricerca dell'artista Borsi, che parte dallo studio della figura per poi astrarre l'essenza. Nasce così l'opera Colori dell'anima, un volto raffigurato a metà da cui si articolano le protusioni cromatiche che incarnano la manifestazione dei colori dell'anima. Richiamando la teoria dei colori di Wassily Kandinsky, la Borsi concepisce il colore come quel mezzo che consente di esercitare un influsso diretto sull'anima. Il colore è l'elemento narrante dell'operato artistico della Borsi, che dà vita ad un sogno a colori. L'essenza umana si palesa nel mezzo volto di donna, che incarna simbolicamente la sede del sogno. I colori, infatti, sono l'insieme dei desideri, delle speranze che animano la vita degli esseri umani. Sogno e realtà si incontrano, dando vita ad un'esplosione di vita. Tecnicamente l'artista riesce nella resa del bilanciamento cromatico, indagando sugli effetti luministici del colore. La Borsi invita l'osservatore a sognare, a non perdere la speranza, neanche in un momento tanto difficile. Nuovi orizzonti, acrilico su tela 50x70 cm. Cromatismi essenziali vertono verso l'alto. L'artista suddivide la tela mediante geometriche cromie e bicrome. L'artista dà vita ad una narrazione materica, dove il colore si addensa e protende verso l'alto, come se ella avesse voluto indicare all'osservatore il percorso in salita della vita, mostrando l'incipit per un nuovo inizio, nuovi orizzonti. Giuliana Borsi dà voce al suo animo non mostrando l'orizzonte, ma il percorso che conduce ad un nuovo capitolo. Una narrazione che si pone come un'esigenza per l'artista, il bisogno di narrare la vita seguendo l'essenzialità dei colori. Interessante anche il richiamo filosofico che emerge nel rapporto fenomenico fra individuo e cromatismi, quali voce dell'animo e liberazione dello spirito. L'artista, mediante la contrapposizione di colori cupi e chiari, vuole incarnare ancor di più l'altalenarsi della vita, richiamando i momenti di tempesta e quelli di quiete interiore, che articolano quel divenire vitale. Daniela Cantergiani. Sogno a colori, acrilico su tela, 50x70x3 cm. Un sogno a colori si articola mediante la geometrizzazione dello spazio e della figura, dando vita al pensiero suggestivo dell'artista Daniela Cantergiani. Osservando i due protagonisti del racconto cromatico, si noti come essi siano raffigurati con gli occhi chiusi, sognanti. Il modo ascensionale della narrazione fa intendere come il sogno sia la voce dell'inconscio della figura femminile in basso. Tecnicamente le campiture cromatiche convergono verso l'alto, conducendo l'osservatore verso la figura maschile che sembra avvolgersi nei riguardi della donna. Interessante è il bilanciamento cromatico applicato dall'artista, in particolare nella resa dei piani geometrici che fanno da cornice alla composizione. L'artista riesce a coniugare la composizione figurativa con l'astrattismo geometrico dello spazio, dove la Cantergiani verte verso un superamento del linearismo composito di Mondrian, dando vita ad un dialogo dall'assetto figurativo dei soggetti finalizzato al superamento della sensazione per approdare all'esperienza concreta del mondo onirico, un sogno a colori che si concretizza nella dimensione del reale. Evoluzione. Acrilico su tela, 50 x 70 x 3 cm. Assolutismo geometrico, che si concretizza in un divenire cromatico, quale sinonimo dell'evoluzione dell'animo umano. Così l'artista Cantergiani dà vita all'opera Evoluzione, incarnando il divenire dell'essere umano che accresce la propria essenza. Punto focale della narrazione pittorica sono le forme geometriche. Interessante la sintetizzazione che l'artista imprime nella raffigurazione. In particolare si noti nel volto della donna a destra il richiamo a Mondrian, dove riecheggia quella ricerca dell'essenziale che per la Cantergiani è il punto di partenza della sua indagine artistica. L'opera si pone come la riflessione fenomenica sul divenire dello spirito dell'essere umano. Il titolo, infatti, vuole incarnare quell'evoluzione spirituale, come espresso dalle due figure congiunte fra loro da un triangolo, dove la figura di sinistra è leggermente sopraelevata rispetto all'altra, come se l'artista avesse voluto incarnare la sapienza dell'io umano, un richiamo a quella teosofia che consente di coltivare nel gesto artistico una sorta di spiritualità, approdando ad una conoscenza della natura in maniera più profonda, spingendosi oltre ciò che l'occhio riesce a cogliere nella natura tangibile. Per ciò che concerne la simbologia del triangolo, sappiamo che essa fa riferimento al ritorno a quell'unità primordiale. Intenso è il richiamo all'idea della divinità, come evoca la simbologia della Trinità, e l'idea dell'ascesi dell'uomo verso la trascendenza divina, quindi l'universale. Fanno da sfondo forme geometriche che protendono verso l'alto, incarnando ancor di più l'idea della trascendenza ad una conoscenza divina. Martina Capocasa. Gocce di fantasmi. Acrilico su tela 100 x 50 cm. Forme evanescenti vibrano sulla tela, articolando il pensiero dell'artista Martina Capocasa, che, mediante una pennellata informale, dà vita ai sogni reconditi del suo io interiore. Gocce di fantasmi, un'opera che scava nell'anima dando vita all'indagine fenomenica del rapporto fra materia tangibile ed essenza dell'anima. Mediante un cromatismo evanescente, dove converge l'astrazione del pensiero, l'artista indaga su un'astratta libertà interiore che prevede quel movimento della coscienza che ripercorre le tappe essenziali raggiunte dallo spirito, che è in continuo divenire, come incarnato dal senso ascensionale delle campiture che dal basso egrediscono verso l'alto. Sono anime, spiriti, gocce di quei fantasmi che hanno lasciato la loro impronta sul sentiero della vita ed oggi fanno parte del mondo onirico, plasmato mediante i sogni colorati di chi a loro è intimamente legato. Emozioni esplosive. Acrilico su tela 90 x 80 cm. un vortice cromatico di emozioni che si avviluppano sulla tela, incarnando le sfumature dell'animo umano. Questo è l'incipit che ha mosso le fila dell'animo dell'artista nella realizzazione dell'opera Emozioni esplosive. Interessante è il dinamismo cromatico che l'artista ha modulato rispettando il bilanciamento del colore. I colori infatti restano vivi sul supporto, integri, senza mescolarsi. Emerge una sorta di spiritualità dell'io umano che riecheggia nella teoria dei colori di Wassily Kandinsky, secondo la quale il colore imprime nell'anima un influsso vitale in grado di influenzare l'anima stessa. Le emozioni defluiscono mediante il colore. L'osservatore viene coinvolto nel tessuto narrativo, sognante sulla scia enfatica del colore. Silvia Capoccia. La ragazza perduta, autoritratto, fotografia digitale. Una giovane donna si perde nella sua terra, è stanca di correre, è stanca di non conoscere più la strada di casa. L'artista Silvia Capoccia dà vita ad una narrazione onirica che sfocia nei meandri della conoscenza del sé, ispirata dal romanzo dello scrittore inglese David Herbert Lawrence. La ragazza perduta diviene un percorso che conduce allo smarrimento del sé, per poi però ritrovarsi. L'artista, mediante la narrazione fotografica, dà vita ad un'opera sinestetica che ingloba l'osservatore nella scena, conducendolo nei meandri della propria vita. La ragazza perduta è in ognuno di noi, incarna quella voglia di liberare i sogni che si celano nell'anima per potersi finalmente riconoscere. Una composizione lirica scandita da una metrica artistica che converge al superamento delle proprie paure, delle barriere mentali che inglobano l'essere al fine di indurlo al ricongiungimento dell'io. Silvia Capoccia assembla narrativa con l'arte fotografica, divenendo liberazione della coscienza sopita tra le polveri del tempo, un'indagine teoretica di matrice metafisica, in grado di coniugare l'astrazione del pensiero alla realtà tangibile, che si concretizza nel gesto fattivo dell'essere umano. Nella foresta, fotografia digitale. Continua la narrazione del mondo onirico dell'artista fotografica Silvia Capoccia, un viaggio in continuo divenire che giunge alla conoscenza del sé. Tecnicamente l'artista si focalizza sulla contrapposizione fra la nitidezza della foresta e la resa della nebbia evanescente. La scena sembra una proporzione della mente. Nei meandri del mondo onirico essa si presenta soffusa, offuscata dal pensiero dell'io umano. Silvia conduce l'osservatore in un viaggio fra le montagne laziali, proprio come accade nel romanzo La ragazza perduta di Lawrence. La raffigurazione paesaggistica mostra la connessione fra l'esistenza umana che trova eco in quella naturalistica. Il paesaggio diviene il sinonimo della forza interiore. L'operato artistico di Silvia Capoccia si può configurare con l'appellativo di arte narrativa. Marco Castellari. Cavalloni, olio su tela 100 x 50 cm. Sembra un sogno ad occhi aperti, la natura che riverbera nella pennellata dell'artista Marco Castellari. L'opera Cavalloni presenta una duplice valenza. Richiama il cavallo, animale che incarna la potenza e la forza. Al contempo le cromie che caratterizzano la tela richiamano il mare. I cavalloni protendono verso l'alto, delineando il modo ascensionale della composizione che delinea la fantasia di ognuno di noi. Tecnicamente l'artista assembla campiture informali con la sola forma delle teste degli animali. Ciò che contraddistingue l'opera è il moto circolatorio che Castellari conferisce alla raffigurazione, come se fosse una protusione del mondo onirico prodotto dalla mente. L'osservatore è quindi libero di muoversi fra i diversi livelli cromatici delineati dall'artista, plasmando le oniriche suggestioni che si tramutano in una visione senza tempo. Bed and Breakfast, olio su tela 40 x 30 cm. Una scena di genere modula il pensiero artistico di Marco Castellari, che dà vita all'opera Bed and Breakfast. Tecnicamente l'artista si concentra sulla resa minuziosa del dettaglio. Una scena di vita quotidiana impreziosita dalle suggestive raffigurazioni che si librano nell'opera. Ciò che colpisce maggiormente l'occhio è il quadro sulla parete di fondo. L'artista realizza un'opera dentro un'altra opera, immettendo l'osservatore in una raffigurazione suggestiva di matrice fotografica. Osservando attentamente la composizione, Castellari indaga sulla resa atmosferica della stanza. Sembra quasi che l'artista abbia voluto dare vita ad una pittura di genere che sfocia in una raffigurazione domestica, evocatrice di quella varietà della vita che ad oggi è come un sogno che vive nella mente di chi osserva. Matteo Casucci, Verso la libertà, acrilico e spray su tela 30 x 30 cm. L'artista Matteo Casucci dà vita alle sue più vive emozioni su tela, mediante l'opera Verso la libertà. Tecnicamente l'artista indaga sulla resa magistrale dello sfondo evanescente, animato dal cielo, che incontra la porzione di terra inferiore, dove le spighe lievemente accennate protendono verso l'alto, seguendo il moto ascensionale degli uccelli, che protende verso il cielo, e danno l'idea della libertà. Indagando sulla simbologia dei volatili, essi incarnano la spiritualità dell'anima e la mediazione fra cielo e terra, il divino con l'essenza umana. E così l'artista Casucci non ha per oggetto l'arte, ma piuttosto l'aspetto spirituale. L'opera infatti si pone come espressione fenomenica dell'io inconscio, scavando nei meandri di quei sogni reconditi al fine di condurli mediante la pittura nell'espressione del mondo tangibile che si palesa nella materia cromatica. Fratellanza, acrilico e spray su tela 20 x 20 cm. Intense campiture di colore danno vita ad un'opera dalla forte valenza sociologica. L'artista Matteo Casucci mostra l'essenza della fratellanza mediante le diverse sfumature cromatiche. Tecnicamente l'artista dà vita ad un connubio fra uno sfondo evanescente composto da astratte campiture e dall'intensità della rappresentazione figurativa che si consolida nell'unione delle due mani. Matteo Casucci astrae mediante il colore l'essenza dell'impulso emotivo che permea la simbologia della raffigurazione. Forte è il messaggio che trapassa la texture cromatica della tela, giungendo al cuore dell'osservatore, l'unione plasmata dal vincolo spirituale che unisce l'umanità intera. L'artista batte le distanze, le distinzioni sociali, approdando alla purezza di un mondo sognante, dove i colori incarnano l'essenza delle emozioni dell'anima, che vibrano nel cuore di chi osserva. Rossana Corsaro. Poesia in movimento, vivi, spera, sogna. Acrilico su tela 100 x 70 cm. Intensa la narrazione cromatica che si anima mediante l'impeto del pensiero artistico di Rossana Corsaro, artista poliedrica che indaga sulla bellezza della vita mediante una narrazione simbolica, che si anima nell'opera Poesia in movimento, vivi, spera, sogna, dove Rossana dà corpo e anima a quei sogni che sono l'essenza vitale di ognuno di noi. È una poesia cromatica che si addensa mediante la figura del cavallo, che nella sua valenza simbolica incarna una duplice sfaccettatura, quella di creatura ctonica e infera, notturna e lunare, legata alle acque, ma al contempo è indice di un animo uranico e solare. Una coesistenza interessante che denota l'essenza degli animi umani. Si nota infatti come tecnicamente l'artista abbia plasmato, mediante l'alternarsi di luci ed ombre, un vortice dinamico di suggestioni che partono dall'animale, posto centrale nella composizione, e che a lui convergono, facendo riecheggiare quella duplice interpretazione della simbologia dell'animale. Inoltre il cavallo è noto per la sua potenza muscolare, così come è incessantemente irruenta la consapevolezza umana, che si addensa nella materia lirica della narrazione simbolica della tela, dove l'artista invita l'osservatore a sognare, concretizzando le speranze della propria vita, non abbandonando mai la tenacia che denota il proprio animo, incarnato proprio dalla figura del cavallo. I giorni, acrilico su tela 60 x 80 cm. Uno sguardo nell'anima che si articola mediante la composizione figurativa della donna, che emerge da uno sfondo evanescente. Il colore canalizza il pensiero, addensa le emozioni e dà vita alla composizione figurativa femminile. Rossana Corsaro parte dall'astrazione della materia cromatica per poi dare corpo e anima alla composizione figurativa. Intenso è lo sguardo della donna, che sembra voler comunicare con l'osservatore mediante l'occhio, quale specchio dell'anima, via d'accesso al cuore pulsante della tela. Interessante è lo studio del bilanciamento cromatico dettato da campiture di colore che denotano il moto ascensionale della rappresentazione. Il colore richiama la densità dell'espressionismo astratto, l'impeto delle campiture, la gettatezza cromatica che man mano si addensa in un volto di donna. L'osservatore viene quindi condotto verso la rappresentazione figurativa, dove Rossana accompagna l'occhio del fruitore verso lo sguardo della donna, riconducendolo in un viaggio nei meandri della conoscenza del proprio animo, mediante una composizione suggestiva che tocca le corde emozionali dell'io.